Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e buongiorno mia family, benvenuti ad un nuovo vlog. Oggi vi do il buongiorno, anche se è quasi mezzogiorno, ma vi do il buongiorno direttamente dalla spiaggia e siamo a una spiaggia sempre qui vicino nella zona, a 15 minuti dal nostro resort in realtà, quindi molto vicino, che si chiama Lu Impostu, che ci avete consigliato voi. È uno dei primi giorni quando, insomma, poco dopo che siamo arrivati, vi ho chiesto su Instagram di consigliarci i posti, quindi ci siamo prese nota e questa, appunto, questa spiaggia ce l'avete consigliata in tantissimi. Si trova molto vicino in realtà a Calabrandinchi, l'altra spiaggia dove eravamo vicine di un brillone di Marchisio che purtroppo è ripartito dalla Sardegna, ho visto dalle storie. E quindi sì, in realtà adesso vi farò vedere naturalmente la spiaggia e il mare, perché ovviamente devo fare una ripresa a questo mare bellissimo. E l'altra spiaggia appunto non è lontana da qui, in realtà è appena oltre quella scogliera che adesso vedrete. Non sto neanche a dirvelo naturalmente che il mare qui è bellissimo, che la spiaggia è bellissima, perché si sa che la Sardegna ha delle spiagge bellissime, ma io continuo ad essere veramente scioccata da quanto sia bella la vostra terra, sardi. Sappiate che io vi invidio non poco e purtroppo devo dire che oggi è l'ultimo giorno. In realtà Laura va un po' meglio di me, perché lei domani ha mezza giornata ancora qua, io invece riparto prestissimo, ho il volo alle 9.30 o 9.35, significa che devo essere lì in aeroporto 2 ore prima, quindi alle 6.35, quindi devo veramente svegliarmi molto molto presto e spero che l'aeroporto di Olbia non sia molto trafficato. Non mi è sembrato molto troppo pieno quando sono atterrata e domani, essendo mercoledì, incrociamo le dita, speriamo che non ci sia tanta gente. Però sì, oggi devo fare la valigia e mi sta salendo, sapete quando nei viaggi, no? Cioè tipo il giorno prima di ripartire hai quella malinconia che dovrebbe avere un nome, perché la malinconia del ritorno da vacanze dovrebbe avere un nome speciale, perché è proprio una sensazione tipica che capite ovviamente solo se l'avete provata, che è un misto tra tristezza perché sai che non sarai più qui e che la tua quotidianità cambierà completamente, perché siamo qui da 9 giorni, quindi un bel po' di tempo. Mi sono già abituata, ragazzi, a stare in Sardegna, io ve lo ripeto, adottatemi. Alcuni si sono offerti, ho visto un altro video, ho apprezzato moltissimo, ma veramente, cioè io scherzo ma anche no. Ed è quindi un misto tra la tristezza del dover ripartire, del dover lasciare tutto, la quotidianità che ci siamo più o meno create qui in questi giorni, e dover ritornare in Olanda. Però dall'altra parte questa sensazione include anche alla fine la felicità di tornare a casa tua, perché comunque è casa tua e, cioè, e ti manca, e soprattutto mi mancano i gatti. C'è Neil che mi sta mandando i video di gatto Denver e gatta Stellina. A parte che gatta Stellina io non penso di mancare a lei, perché in tutti, allora Denver sì, cioè Denver proprio lo sento, quando Neil mi chiama sento Denver che grida, che miagola, che parla, che parlicchia, solito suo. E Denver so che gli manco, però gatta Stellina non le manco per niente, cioè lei sta da Dio con Neil, gli fa le fusa, gli dorme addosso, è tutta in estasi, anzi penso che lei preferirebbe rimanere così. Però sono contenta, perché comunque quando torno Neil si ferma anche qualche giorno e così magari riusciamo a filmare anche qualche video assieme. Ma basta chiacchiere, adesso vi faccio vedere finalmente la spiaggia meravigliosa che ho davanti agli occhi e che voglio condividere con voi, perché in tutti i miei viaggi voglio farvi sentire come se foste qui con me. E quindi sì, adesso vi porto e vi faccio vedere, siamo in prima fila in realtà, quindi cioè, la spiaggia, il mare qua. Ed eccola qui ragazzi, noi siamo proprio qui, l'ombrellone in prima fila è il nostro. E questa è la mia vista in questo momento, che da domani tanto mi mancherà. Cioè, guardate che meraviglia. E l'acqua qui, stupenda.
e Calabrandinchi, l'altra spiaggia è praticamente dietro quella scogliera. Adesso Sardi, correggetemi se sbaglio, ma abbiamo controllato sulla mappa, mi sa che è appunto dall'altra parte, ma siamo molto vicini. E questa è la meravigliosa spiaggia di Lu Impostu, e vi ringrazio tanto per averci consigliato anche questo, perché è bellissima. E io adesso mi farò un tuffo, ragazzi, perché come si fa a resistere a questo mare? Come si fa, ditemi? Impossibile. Esatto. Cos'è che non può mancare mai in spiaggia, ragazzi? I panini portati da casa. Io li ho fatti stamattina al buffet della colazione. Ne ho fatti un paio con il tacchino e questo con il salame. E guardiamo questa vista. Andiamo. Visto che in molti mi avete chiesto quali solari ho portato con me, in realtà faccio sempre un po' a caso quando li scelgo, perché mi arrivano veramente, me ne arrivano tantissimi dalle varie aziende, ma stavolta ho portato con me, allora, Dior Bronze, che è la linea solari di Dior. Ho portato naturalmente, rigorosamente, sempre solo fattore protezione 50, questo è il solare per il viso, e vi consiglio sempre di utilizzare su un solare per il viso e l'altro per il corpo. Non utilizzate mai il solare, la crema per il corpo, per il viso, perché brucia gli occhi ed è molto meno delicata, e almeno personalmente mi fa uscire un sacco di brufri, proprio sfogo, quindi devo usare sempre 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 una crema con fattore di protezione dedicata al viso. E questo è appunto 50, e questa è quasi finita, devo dire, perché l'ho riapplicata almeno tipo 5-6 volte al giorno per non ustionarmi, ed è fantastica. Questa la consiglio veramente, non brucia gli occhi, è fenomenale. Ve ne ho parlato anche su Instagram nelle storie qualche giorno fa, perché è veramente una domanda che mi state facendo in tantissimi. E poi, sempre della stessa linea, ho portato la versione corpo, questa è fattore protezione 30, mi hanno spedito la 30, non la 50. Ma come ben sapete, l'importante è riapplicarla più spesso. Se il fattore protezione e lo scudo è più basso, basta riapplicarla più spesso di quanto faremmo con un fattore protezione più alto. Quindi sì, questa è la crema per il corpo che ho utilizzato, ed ho praticamente quasi finito anche questa. E poi vi faccio vedere altri solari che ho portato, perché non ero sicura che mi bastassero. E ho portato questi di Eterea, purtroppo il packaging si è completamente rovinato tra sole, sabbia, mare, eccetera, però ho portato questi, e stessa identica cosa come Dior, ho la versione per il corpo, che è questa, fattore protezione 50, anche questa, anzi questa è proprio finita, questa lo sto quasi per finire, questa è vuota, e poi questa invece c'è ancora un bel po' dentro, perché volevo prima finire quella Dior, sempre di Eterea, la crema viso e fattore protezione 50. Questi sono praticamente tutti i solari che ho portato, e sempre di Eterea ho anche il... ho portato quello di Dior, no, mi sa che ho portato quello di Eterea, ho anche il dopo sole, che però ovviamente ho lasciato in camera. Comunque la sensazione della sabbia tra le dita dei piedi, sui piedi, un po' ovunque, è una cosa che mi mancherà, perché sa proprio di... sa proprio di estate, sa proprio di vacanza. E tra l'altro noi a Trieste non ce l'abbiamo la sabbia, purtroppo, quindi per me è proprio vacanza, è proprio una cosa speciale. Mi mancherai, sabbia bianca bellissima, e mare, anche tu mi mancherai un sacco. Che meraviglia, il maestrale si è calmato finalmente, infatti il mare è stupendo, calmo, e l'acqua è anche più calda oggi degli altri giorni, è una meraviglia. Abbiamo preso un gelato, la scelta è stata ardua, ma alla fine ho scelto il Magnum bianco, white chocolate. Purtroppo sono le 17 passate e dopo una giornata di mare splendido dobbiamo andarcene. E non ce ne vogliamo andare, ma dobbiamo restituire la macchina a noleggio e poi devo fare la valigia, abbiamo la cena in hotel, quindi... più che altro per la macchina, altrimenti saremmo rimaste, cioè pur saltando la cena, ma perché qua è troppo bello. Tra l'altro si è calmato il vento, il maestrale non c'è più, e vi faccio vedere, tra l'altro si sta anche svuotando la spiaggia,
che sono i momenti più belli alla fine, quando non c'è nessuno. Come si fa a dire addio a questo paradiso? Come si fa? Più che addio è un arrivederci in realtà, che già questo mi fa sentire un po' meglio, ma... E come si fa ad andarsene, ragazzi? Uffa! Arrivata alla macchina, questa è la nostra splendida macchina a noleggio. Guido io. Taran! E adesso la riportiamo e torniamo al resort. Sig! Rientrata in camera, mi sono fatta la doccia e mi sono cambiata. Quest'abito tra l'altro lo adoro e lo vedrete presto in un video su YouTube, o forse già l'avrete visto in un video su YouTube. Comunque adesso ci trucchiamo. Laura è andata già a fare aperitivo con degli altri influencer che lei conosce, e sarei andata anch'io, però devo assolutamente lavarmi i capelli e ci metto una vita quando mi devo lavare i capelli. Tra l'altro devo ancora piastrare, perché sono veramente troppo vaporosi, non lo so, cioè sono comunque liscissimi i miei capelli naturalmente, ma li piastro comunque. Allora, prima di tutto idratiamo le labbra prima di iniziare a truccarmi, cosa che faccio sempre, così quando arrivo al rossetto sono già belle idratate e morbide. Ho ricevuto un paio di commenti ultimamente in cui mi dicevano che stavo meglio senza filler alle labbra, e non lo so, cioè non è che ci tengo in realtà, però in realtà non ho il filler più alle labbra. In realtà l'avevo solo fatto sul labbro superiore, mai in quello inferiore, ma l'ho rimosso completamente, sciolto completamente con la ialuronidase. Ve l'avevo fatto anche vedere in un vlog, addirittura mi sa che sono passati, era tipo poco dopo il primo lockdown nel 2020, quindi sono 2 anni e qualcosa che non ho più il filler alle labbra, anche se vi dico la verità, a volte penso di rifarlo, non lo so, sempre solo qua sopra, forse più che altro per... Oh, c'è un geco, oddio quanto sono carini, se sei riuscito a vederlo, è lì, eccolo, io li adoro i gechi, in Olanda ovviamente non esistono, a Trieste quasi nemmeno, e quindi ogni volta che li vedo mi emoziono perché sono troppo belli, cioè sono veramente degli animaletti super super simpatici, li adoro. Sei bellissimo signor Geco, sei bellissimo. Oh, mi avvicinerei per vederlo meglio ma scappano quindi lasciamolo in pace, poverino. Comunque sì, appunto, vi stavo dicendo che non ho più il filler al labbro superiore, ma a volte penso un po' di rifarlo, però appunto queste sono le mie labbra, ce l'hanno fatto noi. Poi c'è un sacco di gente che mi scrive, ma una volta eri diversa, che cosa hai fatto? Cioè non ho fatto niente. O vedete che uso tipo il filtro di TikTok e poi scarico il video da TikTok e lo carico su Instagram, e quindi c'è il filtro di TikTok, che tra l'altro usano tutti, ma non ho fatto niente, quindi ecco questo, diciamolo, magari lo farò, non lo so, però per il momento no, non è che tutti quelli che stanno davanti a una videocamera in questo mondo sono completamente rifatti, però posso dirvi la verità, ma anche se fosse, ma chi se ne frega, cioè nel senso, siamo nel 2022, ci soffermiamo su queste cose, quando vedo ragazze che palesemente hanno filler, cioè penso che belle, cioè cavoli loro, cioè, nel senso, non capisco questo interesse morboso talvolta delle persone verso l'aspetto fisico degli altri, perché cioè già dobbiamo pensare al nostro aspetto fisico, ma se uno ha anche il tempo di andare a pensare a quello degli altri in questo modo, è un po' strano. Comunque ho utilizzato come primer il The Professional di Benefit, quello nuovo, la versione light, che è molto rinfrescante, adoro, non mi crea irritazione, non mi fa uscire brufoletti, sì, mi piace molto. E poi come fondotinta vado ad utilizzare il Dior Forever, questo è in fattore protezione 35, però adesso non mi serve che è sera, però la colorazione, visto che sono molto abbronzata, adesso va benissimo, è la 2
N, e avevo portato anche i miei fondotinta dorati di Diego Della Palma, ma sono troppo chiari entrambi e quindi devo usare questo, ma non è perché sono abbronzata, è solo per l'auto abbronzante in realtà, perché qui sono stata molto attenta a stare all'ombra e a mettere la crema protezione 50. Lo sapete che io purtroppo sono a rischio, come fototipo devo stare molto molto attenta al sole, ho molti nei, quindi sì. Comunque un'altra cosa che ho notato e voglio condividere con voi è, facciamoci un po' un ragionamento del perché, mi capita e ho notato in realtà una correlazione con il hate che ricevo online, ok? Quindi la maleducazione molto forte di alcune persone, per non usare altri termini, però tanta tanta maleducazione, tanta tanta cattiveria, e soprattutto quando viaggio per lavoro, o comunque quando viaggio, e mi sono resa conto solo ultimamente che questa cosa ha una correlazione, cioè non ci avevo fatto caso che quando viaggio effettivamente succede tanto tanto di più, però stavolta veramente me ne sono resa conto, perché io ho trovato tanti 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 messaggi, alcuni ve li ho anche linkati, uno in particolare ve l'ho fatto vedere su Instagram, ma era solo uno dei tanti messaggi in cui io vengo letteralmente insultata da persone ovviamente a me sconosciute, che non capisco neanche perché mi seguono, perché cioè io non obbligo nessuno a seguirmi, cioè se mi segui significa che, non lo so, ti sto simpatica o ti piaccio o ti piacciono i miei contenuti, cioè non capisco, veramente, sono quelle cose che non capirò mai nella vita, ma queste persone mi insultano tanto quando viaggio, cioè nel senso è come se ad alcuni, che addirittura a volte sono miei follower da tanto tempo, quando vanno in quando vado in viaggio, sto da qualche parte, che per me è sempre metà lavoro, metà vacanza, iniziano ad insultarmi e ad offendermi. E appunto un messaggio ve l'ho pubblicato su Instagram, ma è uno dei tanti che io vedo, senza senso, in cui appunto queste persone, che io non ho idea di chi siano, mi scrivono parolacce, mi insultano, ma è tutto, tutto completamente gratuito, quindi è una cosa, non lo so, secondo me, psicologicamente, secondo me, è interessante pensare al perché. Posso immaginare che sia perché molti, magari in questo periodo fa caldo, vorrebbero essere magari in un posto di mare come me in questo momento, e questo posso capirlo. Anch'io tante volte magari, non lo so, sono ad Amsterdam, città che io amo, ovviamente tutti vengono a visitare Amsterdam perché è fantastica, però a volte magari quando c'è un po' più freddo, brutto tempo, magari guardo i video di qualcuno, non lo so, in Sardegna, visto che siamo qua, menzioniamo la Sardegna, e penso, wow, che bei posti, non vedo l'ora di andarci, wow, bellissimo, beata lei, o beato lui, ma non mi sognerei mai di andare ad insultarlo o insultarla, perché in un posto in cui anch'io vorrei essere, cioè non ha assolutamente senso, ammesso ovviamente che sia così. Scusate se ogni tanto guardo di là, ma c'è ancora il geco carinissimo che ho deciso di chiamare Bertoldo. Aspetta che io devo dare i nomi a tutti gli animaletti, questo si chiama Bertoldo e no, non sono ubriaca, sono proprio io così, però sì, cioè ci ho ragionato su questa cosa, perché altrimenti non riesco a darmi una motivazione sul perché di questo. È troppo strana come cosa, io ovviamente ci rimango male perché non posso negarlo, magari non ci rimango male come agli inizi, quando mi succedeva appunto di ricevere dei messaggi del genere e non essendo abituata ero veramente, ci stavo tanto 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 male, adesso magari ci rimango male al momento, poi non me ne ricordo neanche più dopo 10 minuti, però stavo proprio ragionando sul perché, quindi ve lo chiedo a voi, perché secondo voi, che senso ha? Cioè se tu vorresti stare in Sardegna, magari sei in un ufficio, non lo so, a Bergamo per dire, cioè, ti senti meglio se mi scrivi a me sei un cesso oppure parolacce a caso che non posso ovviamente ripetere adesso su YouTube, secondo voi, o qualcuno che ha studiato psicologia,
Che cosa ne pensate di questo fenomeno? Perché è veramente, veramente interessante, bizzarro, pesante per me che lo subisco, naturalmente, perché c'è un po' la credenza che chi si mette a fare contenuti sui social automaticamente debba giustificare insulti che arrivano anche molto pesanti a volte. E onestamente non riesco neanche a capire chi ragiona così, perché è un po' come dire ad una ragazza che è uscita con la minigonna, perché fa caldo, perché semplicemente se, si sentiva di indossare una minigonna, che il catcalling o le molestie sono giustificati, perché voglio dire, poteva restare a casa, potevano mettersi la minigonna, cioè è la stessa identica cosa. Potevi non esporti sui social, potevi non esporti su internet, ma questo è victim blaming al 100%? No, sono loro che non dovrebbero insultarmi, non sono io che non dovrei espormi sui social, nel senso, come dire, esco di casa, quindi è giusto che tu, non lo so, mi offenda, perché cioè, potevi restare a casa, ho capito, ma questo non lo rende comunque giusto. Quindi sì, un po' un piccolo discorso che volevo fare con voi, perché questa cosa veramente mi lascia, cioè io comunque, inutile negarlo, lo sapete, sono una persona sensibile, ci rimango male per queste cose, anche se poi ho visto che quando le condivido con voi, mi aiutate, come se riusciste tipo questo peso a togliermelo, quindi questa cosa è importante. Infatti spesso e volentieri le condivido con voi queste cose, questi messaggi, proprio perché mi aiutate, per questo vi devo ringraziare. È una cosa che ancora oggi, dopo 13 anni che faccio questo lavoro quasi, sì, quasi perché saranno a settembre, è ancora una cosa che mi stupisce, perché io sono talmente lontana da questo modo di essere, modo di fare, che non mi verrebbe mai in mente scrivere a qualcuno cose di questo tipo, ma non, né a qualcuno che conosco né a qualcuno che non conosco. È proprio una cosa che mi sembra allucinante. Comunque vi dirò che nonostante questo, e nonostante appunto quando viaggio questo genere di messaggio diventi molto più frequente, vi devo dire che ho intenzione di tornare a fare qualche video in più su YouTube, visto che nell'ultimo periodo veramente vi ho praticamente abbandonati. Il fatto è che molti mi scrivono: Nicole, i video su YouTube, però nel frattempo è nata questa piattaforma che si chiama TikTok, dove ragazzi io ho raggiunto i 63.000 follower facendo qualche video a caso, tipo, e mi vengono richiesti veramente tanto, e quindi mi sto concentrando anche lì, e quindi è un po' difficile perché sto concentrando, cioè sto cercando di essere presente un po' su tutte le piattaforme, però non è semplice, quindi era un po' questo il motivo, però mi rendo conto che il mio focus è sempre stato YouTube, e non voglio che vi sentiate abbandonati, perché se c'è una promessa che vi ho fatto, o che comunque ho fatto a me stessa, è che non sarei mai sparita senza darvi spiegazioni. Ovviamente sono presente sugli altri social, però YouTube è sempre YouTube, ha un posticino nel cuore speciale per me. E voi che mi seguite da tanto tempo e avete iniziato a seguirmi proprio su YouTube, avete un posticino speciale nel mio cuore, ce l'avrete sempre. Quindi questo era un po' sì, un discorso che volevo fare. Spiegatemi voi che cosa ne pensate di questo discorso. La cipria che ho applicato, questa di Gucci, è quella trasparente, compatta. Tra l'altro mi fa super piacere perché ho incontrato tantissimi follower sardi, e non solo in realtà, anche follower che sono qui in vacanza, ed è stato bellissimo, cioè veramente mi avete fermata in tantissimi in questi giorni, anche molte ragazze che lavorano qui in questo stesso resort sono mie follower, quindi è stato veramente bellissimo. Visto che non sono mai riuscita ad organizzare, non per mio volere, ma perché purtroppo sembra sempre tutto difficile organizzare in alcuni posti che non siano sempre le solite città, mi ha fatto davvero piacere avere l'opportunità di conoscervi, e ve lo posso dire anche qui, cioè io sono veramente stupita in super positivo.
perché non mi è mai capitato di incontrare un popolo che ha sempre il sorriso, che gioca, che scherza, che ti dice magari due paroline in più per essere gentile, cioè che ti dice ciao cara, e ti, ma figurati, c'è quel sorriso. Io tipo, infatti lo dicevo a Laura, tipo a Trieste non siamo proprio così, cioè nulla da togliere ai triestini, ovviamente io sono nata e cresciuta a Trieste, la adoro, ma veramente abbiamo molto da imparare, secondo me, noi del nord in generale, sul modo di essere allegro di chi invece è del sud, e in particolare questa cosa l'ho un po' sempre sentita in realtà, anche a Napoli tantissimo, però anche qui in Sardegna, cioè il popolo sardo è veramente, sono delle persone gentili, disponibili, tranquille, e poi mi ha colpito sta cosa sempre con il sorriso, cioè questa cosa è bellissima, che puoi scambiare due chiacchiere, le persone sono carine, non ti guardano male se cerchi di parlare tipo con qualcuno, perché a Trieste magari ti guardano tipo male, tipo chi sei e che cosa vuoi da me, invece qua è tipo più normale, non lo so, volevo proprio complimentarmi con voi sardi per questa cosa qua, perché è bellissima, cioè arrivando questa cosa si nota, cioè io l'ho notata e mi è piaciuta tanto, infatti non voglio più andare via. Ve l'avrò già detto 50 volte in questo video che questa è l'ultima sera. Ed è veramente, veramente triste. Non è un addio, però, è un arrivederci, perché tornerò in Sardegna. Tornerò. È la mia seconda volta, sono stata a Sant'Antioco, ve l'ho detto. E infatti vi dicevo che il posto in cui sto per andare, cioè ci sono già stata, ma non ci sono già state. Quello che intendevo è che sono stata nel sud della Sardegna, a Sant'Antioco, in provincia di Cagliari, ma tipo un sacco di anni fa con Neil. E mi ero trovata benissimo, dei posti stupendi. Però adesso ho visto anche il nord della Sardegna, quindi direi che ho fatto un po' l'unplane. Mi mancano ovviamente ancora tantissimi posti della Sardegna, non siamo state a Porto Cervo, ma mi piacerebbe andarci, però sì, ho tantissimi altri posti in Italia in mente che voglio vedere, naturalmente voglio tornare in Sicilia, voglio vedere la Puglia, perché io non sono mai stata in Puglia, non sono mai stata nel Salento, e ci sono spiagge nel Salento che io voglio assolutamente vedere, ho Punta Prosciutto nella mente da non so quanto tempo, perché dopo aver visto delle foto online me ne sono letteralmente innamorata, cioè sono tipo le Maldive, come la Sardegna d'altronde. So che ve le litigate le spiagge più belle, ma per me sono tutte bellissime, ragazzi. Se vi faccio vedere quelle di Trieste, veramente sto parlando male di Trieste, scusatemi, triestini, concittadini, perdonatemi, ma in confronto le nostre spiagge fanno schifo. Infatti non oso immaginare chi dal sud si trasferisce al nord, o comunque chi è abituato a paesaggi del genere e si trasferisce tipo a Trieste, dove la sabbia non esiste. Penso che sia abbastanza deprimente in estate, sì, devo dire. Ok, trucco completato, ragazzi, super easy, ho messo il mascara di Gucci che adoro, e la matita, questa è una matita labbra, non è un rossetto, ed è una delle mie matite labbra preferite nell'ultimo periodo, è la Naked 2 di Urban Decay, super naturale, rimane opaca e non se ne va. Adesso andiamo a cena, a dopo. Siamo a cena, adesso entriamo, ma guardate che bello il tramonto di oggi. Che bei colori. Stupendo. E qui c'è il ristorante. Adesso entriamo, prendiamo le cosine dal buffet. La mia cenetta sono gli spaghetti con sugo di canocchie. Di nuovo non mi ricordo se sono con due N o no, comunque un crostaceo. E poi vedo se prendo ancora qualcosa di secondo. E da bere ho preso l'aranciata. Alla fine ho deciso di prendere anche il secondo. E non so esattamente, non sono stata attenta. Comunque è un filetto di pesce bianco e con prezzemolo, che mi piace sempre, tutto il pesce bianco praticamente, e poi ho preso anche queste patatine che sono al forno. Gnam gnam. E nel frattempo si sta facendo buio, ed è stranissimo per me che faccia buio così presto, perché tipo ad Amsterdam c'è ancora il sole altissimo a quest'ora, e qui invece c'è il tramonto. Ma vabbè ragazzi, mentre cenavamo è uscita la luna, Strawberry Moon l'hanno chiamata,
Poi non so in italiano, ma è meravigliosa. Wow. Cioè ragazzi, ovviamente in videocamera non rende come dal vivo, ma è qualcosa di spettacolare. Non so se l'avevo mai visto così. Eccola, ma quanto è bella. Spettacolo. È spettacolare. Adesso è diventata un po' più giallina. Prima era molto più rossa, adesso si sta alzando. È appunto un pochino più giallina, ma cioè è grossa quanto il sole, praticamente fa impressione. È bellissima. Fatemi sapere nei commenti se l'avete vista anche voi. Ma mi sto godendo lo spettacolo, troppo, troppo, troppo bella. Ci siamo prese due cocktail analcolici perché dobbiamo andare a dormire presto, devo partire presto, devo fare la valigia, quindi niente alcol stasera. Sono molto molto buoni, li ha fatti il barman che è bravissimo, un po' alla frutta, veramente molto molto buoni e rinfrescanti. E nel frattempo ci godiamo la musica, ma soprattutto la luna, che adesso è più gialla, eccola, adesso è più gialla che rossa, ma comunque è uno spettacolo. Quindi ragazzi, cin cin, brindisi all'ultima sera in Sardegna. Sig. Mia family, purtroppo la vacanza è giunta al termine, adesso devo fare la valigia. Sto cercando di rimandare questo momento, ma ormai devo per forza. Devo fare la valigia, ho già fatto il check-in per il volo, che appunto è prestissimo, tipo alle 9:30 di mattina, quindi devo partire da qua. C'è l'autista che viene a prendermi, mi sa, alle 6:30, sperando che non ci sia appunto tantissimo traffico nell'aeroporto di Olbia. Comunque sì, adesso sistemo tutto, mi strucco, e tra l'altro si può vedere che oggi ho preso troppo sole, sono stata sempre all'ombra, ma quando ero in acqua ovviamente avrei dovuto riapplicare la crema ancora più spesso, ma quindi c'è tipo la differenza, qui sono rossa e qui sono color carne, oh mio Dio. Comunque sì, questo è quanto purtroppo ragazzi per il vlog di oggi, ma anche per la nostra vacanza in Sardegna. Questo è l'ultimo video dalla Sardegna. A malincuore, veramente, sappiate che ho la Sardegna nel cuore, questi posti meravigliosi, voi sardi che vivete qua, io vi invidio non poco, appunto ve lo ripeto, adottatemi, e vi ho nel cuore anche per il carattere che avete, per il fatto che siete super, con il sorriso, sempre simpatici. Questa è proprio una cosa che mi ricorderò per sempre, non vedo l'ora di tornarci in Sardegna, quindi niente, con tanta tristezza vi do la buonanotte e noi ci vediamo al prossimo video, non più dalla Sardegna, sì. Mua, bacio grande e venite qua che come al solito vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video, ciao.